Buongiorno ragazzi, ciao, buon sabato a tutti. Ho visto l'Inter ieri sera, mi viene da piangere, figa, come giocano male sti ragazzi, mamma mia. Io a agosto avevo detto che loro dovevano lottare per il quarto, quinto, sesto posto, mi avevano illuso di fare qualcosa di meglio. Non ci siamo proprio, figa, che squadra di merda, come giocano male, mamma mia. A parte Icardi che è un top player, il resto è una fuffa. Ho visto oggi mezz'ora l'Atalanta, figati, è nettamente superiore a noi, l'Atalanta. A parte che l'Atalanta è nettamente superiore a tante squadre in Italia. Ma io penso veramente che la cosa che mi ha lasciato veramente sorpreso e mi fa pensare anche che il livello del calcio italiano è sceso proprio in una maniera incredibile, è questo. Non so se l'avete notato voi, provate a pensare Barcellona che toglie nella partita più importante contro Real Madrid o Atletico Madrid, toglie Leo Messi, ecco, o Real Madrid che toglie, gioca contro il Barcellona e toglie Cristiano Ronaldo, ecco. La Juventus gioca contro la Roma e l'Inter e si può permettere di togliere Dybala, che è uno dei giocatori più forti del mondo. Cioè, ma ci avete pensato a sta cosa? Ma va che è proprio un campionato di merda, Cazzo, ma so anch'io che dopo il Benevento mette in difficoltà l'Inter, il Milan. Ma è normale, Cioè, c'è un livello talmente mediocre. Non capisco neanche perché bisogna pensare di anche se andiamo in Champions League. Dove cazzo vuoi andare con quella squadra di merda che ci abbiamo? Figa. Perisic è un croato. I croati sono tutti uguali. Non ce n'è uno che fa la differenza. Forse quello che c'ha la Juventus, forse. Ma non... c'è stato Boban. Ma dove giocava Boban? Ok, dimentichiamo. Ciao ragazzi, buon sabato sera.